Marco Silvestri, lui è uno chef. Ciao Marco, benvenuto. Ciao, buongiorno. Buonanotte, benvenuto ai nostri microfoni. Allora Marco, tu sei uno chef, ma da quanto tempo fai questo lavoro? Quasi 20 anni. 20 anni? Quasi. Quindi è tutta esperienza, hai fatto anche la scuola alberghiera? No, no, ho fatto la cavetta, ho iniziato come ce lava piatti, poi mano a mano ho fatto dei corsi. Sei cresciuto di livello? Sì. Quindi ti pagavi i corsi lavorando? Bravissimo. E così, quando una passione c'è, come l'artista che si paga per fare l'artista, per studiare, lo chef per lavorare poi. Bravissimo, bravissimo. Si paga i corsi, è giusto che sia così. E quindi adesso sei uno chef, lavori proprio come primo chef? Sì, sì. A Roma. Quindi hai pensato di unire il tuo lavoro da chef, quindi stando nel ristorante, quello che hai fatto per diversi anni, e portare te, quindi chef, nelle case altrui. Sì, a Roma. A Roma, quindi questo lavoro si chiama adesso personal chef, quindi se state cercando di organizzare qualche evento in particolare, può venire a casa vostra, vi organizza la cena perfetta. Come funziona questo lavoro? Allora, funziona in casa, funziona che prima facciamo il sopralluogo per vedere i metri quadri della casa, vediamo in base a... Sì, l'architetto, un geometra. No, no, vediamo il pentolame, vediamo tutte... Se c'è tutto e poi in base a quello che vogliono fare facciamo il menù. Ho un grande collaboratore vicino a me che si chiama Fabio Moretti, che mi aiuta in tutte le occasioni. E quindi poi cucinate, preparate in base anche alla richiesta, ma al primo approccio, quindi quando ti chiamano dicono Marco Silvestri, devo organizzare questa cena a casa mia, mi viene a cucinare, tu spieghi come funziona. Sì, sì. Quindi tutto. Al primo approccio si prepara anche il menù? Certo. Anche per capire. Pensiamo tutto noi. Dall'antipasto al dolce, pasta fatta in casa, pane, tutto. Beh, è una bella occasione, ci può stare. Quindi, ad esempio, se ti chiedessero di fare la matriciana, tu come si fa la matriciana? Spiegaci un po' com'è la vera matriciana. Allora, la vera matriciana è, partiamo da un guanciale, lo facciamo soffriggere. Una volta soffritto lo togliamo e mettiamo i pelati, i pomodori, un po' di peperoncino. Ok. Ok. Un pochetto lo lasciamo, cioè croccante, cioè da parte, lo mettiamo dopo la fine. La rimanenza la rimettiamo dentro al sugo. E basta, poi si magna. E dopo si magna. E dopo si magna. E dopo la saltiamo con i bucatini, la matriciana. Invece e lo manteghiamo, col pecorino. Col pecorino, Sempre di Amatrice. Di Amatrice, perché tu di dove sei? Rieti, centro. Sei di Rieti, quindi... sarebbe bello organizzare una matriciana enorme, gigante. Sì, per... a Roma. A Roma, stai già pensando oppure qualcuno ti sta sostenendo? Ci sto pensando. Ci stai pensando, va bene. Magari poi fammi sapere se c'è bisogno di sostenere anche in piccola parte, non so, anche se c'è un prezzo d'ingresso. Venga a mangiare la matriciana, però faccio qualcosa di buono. No, certo, certo. Per Amatrice. Grazie, Sara. E, Marco, quindi adesso hai detto che come chef attualmente non sei in un ristorante, però c'è possibilità di lavorare comunque, perché adesso lo chef ha domicilio. Ho molte richieste, sto valutando in questi giorni. Dai, io faccio in bocca al lupo allora. Crepi il lupo allora. Poi fammi sapere dove sei, così ti vengo a assaggiare questa matriciana fatta da te. Perfetto. Quindi se volete chef a domicilio Marco Silvestri, intanto potete mettere un like sulla pagina. La pagina pubblica oppure privata, la tua, il profilo? Ho due pagine, Marco Silvestri e chef Marco Silvestri. Capito? No, due. È famoso Marco Silvestri. Mettete intanto il like su entrambe le pagine, quindi se volete poi informazioni potete scrivere direttamente dalla pagina Facebook. Come ti piace aggiornare la pagina Facebook? Beh, io metto quasi tutti i giorni una nuova ricetta personale. Vabbè, allora devo mettere forza like sulla pagina, perché poi vedi chi sa fare il mestiere ti può insegnare veramente come si fanno i piatti e tante la cose di passione per la cucina, no? Esatto, e poi se a casa, però sto a dieta Marco, no, non si fanno queste cose, non dovevi venire. Noi facciamo, il collaboratore facciamo anche dei pasta senza glutine, facciamo anche il senza glutine noi. Pasta senza pasta? Non si può fare. Non si può fare. Grazie a Marco Silvestri. Grazie, per cara. Essere stato qui con noi, tornaci a trovare, in bocca al lupo, se organizzi qualche evento per Amatrice vengo volentieri. Grazie.